Abbiamo rispettato gli impegni presi e l'iter della fase 1 del progetto Nuraghe nell'ex area Sindia La Porto Torres si è concluso con la firma da parte del Ministero dell'Ambiente del decreto definitivo, dopo che il percorso in capo alla Regione era stato chiuso lo scorso febbraio. Siamo perciò arrivati a uno straordinario esito dovuto all'attenzione sempre alta e nel rispetto dei tempi avuta su Porto Torres per poter procedere finalmente alla bonifica delle aree gravemente compromesse dall'industria del passato. Lo annuncia l'assessora della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna Donatella Spano, che ha ricevuto l'atto siglato il 27 luglio dalla Direzione Generale Ministeriale. Il progetto Nuraghe è risultato di un lavoro di oltre 10 anni avviato con la lunga caratterizzazione dell'area sindial di Porto Torres, la più estesa e la più critica dal punto di vista ambientale del SIN, il sito di interesse nazionale di Porto Torres. La fase 1 del progetto Nuraghe vedrà la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento dei suoli provenienti dall'ex discarica di Minciaredda, dei suoli dell'area denominata Peci DMT e di quelli provenienti da altre aree dello stabilimento e non trattabili con tecnologie in situ. In particolare per Minciaredda, quella maggiormente compromessa, l'operazione prevede la completa rimozione e il trattamento dei suoli contaminati fino al raggiungimento della piena conformità, separando i rifiuti dai suoli. Gli altri due interventi approvati riguardano l'intera falda dell'area Sindial e specificamente l'acquifero sottostante la discarica, la cosiddetta falda Minciaredda. La Giunta ha anche espresso il parere positivo sulla valutazione ambientale del progetto di un fotovoltaico presentato da Eni sull'ex area Sindial. Il progetto si svilupperà su aree del gruppo Eni, su una superficie totale di 57 ettari, di cui 42 occupati dai moduli all'interno dell'area inserita nel SIN di Porto Torres. Durante il mese mariano ci siamo accorti delle condizioni di abbandono della zona nei pressi del santuario della Madonnina delle Grazie. Ieri abbiamo pensato di fare una passeggiata e abbiamo cercato di documentare la situazione con queste immagini. Siamo partiti da via Piandanna, l'ingresso di un rione storico della nostra città, meta nel mese di maggio di una moltitudine di fedeli che fanno visita al santuario. Un quartiere per così dire residenziale che però a nostro parere è abbandonato. Non parliamo di sporcizia, quella tutto sommato non è nemmeno esagerata, parliamo proprio di incuria. Guardate, lungo l'unico lato percorribile dai pedoni, alcuni alberi costringono il pedone stesso ad abbassarsi continuamente per poter passare sotto le chiome, che forse andrebbero potate. Per non parlare delle aiuole con erbacce alte e secche. Ai lati della strada la situazione non cambia, erbacce secche che lo sappiamo potrebbero ospitare qualche zecca o peggio potrebbero prendere fuoco se qualcuno buttasse un mozzicone di sigaretta accesa o cespuglietti di erba che impediscono il normale passaggio di una persona a piedi. Ovviamente non si può passare dall'altro lato dove non esiste un marciapiede. In alcuni punti sono stati potati o sono caduti rami e foglie oramai secchi, sapientemente transennati, che occupano però l'intero marciapiede, costringendo il pedone ad attraversare la strada, sperando peraltro di non incrociare una macchina che arriva dal suo stesso senso di marcia. Così per tutta la lunghezza della via, uno slalom continuo. Svoltiamo per via delle Croci. La nostra passeggiata finisce in mezzo alla strada perché il marciapiede, come vedete, non è percorribile per via delle serpaglie che lo impediscono. Impossibile attraversare cercando anche di fare le riprese. Ci fermiamo qua, a pochi metri dal santuario, simbolo della nostra città. Si è svolta oggi, presso la Camera di Commercio di via Roma Sassari, la conferenza sull'innovazione digitale delle imprese. Per incrementare gli standard in termini di efficienza e competitività, il punto chiave da cui devono attingere le aziende è l'innovazione, si legge nel comunicato stampa. La Camera di Commercio ha deciso quindi di lanciare il PID, punto impresa digitale, per permettere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle grandi, piccole e medie imprese. I PID rientrano nel Piano Nazionale Impresa 4.0, che il Ministero dello Sviluppo Economico vede come base per la quarta rivoluzione industriale in Italia. Questo piano ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere tecnologie digitali e innovative presso le imprese. Sono stati attivati 2 uffici PID presso le sedi di Sassari e Olbia. L'offerta prevede 4 principali tipologie di servizi: diffusione di conoscenze e competenze di base sul digitale e tecnologie impresa 4.0, mappatura della maturità digitale delle imprese e assistenza nell'avvio di processi di digitalizzazione attraverso i servizi di assessment e mentoring,
assistenza e affiancamento alle imprese per quanto concerne la tematica digitale ed impresa 4.0 da parte di digital promoter, che sono figure specializzate in materia. Orientamento verso strutture specializzate incluse nell'impresa 4.0. Le Camere di Commercio per consulenza e la formazione sulle tecnologie in ambito impresa 4.0 mettono a disposizione dei voucher, che fungono a sostegno per la digitalizzazione delle imprese. I voucher non sono destinati all'acquisto di impianti, attrezzature e software, ma viene comunque finanziata l'acquisizione di servizi di formazione e consulenza che abbiano come finalità l'introduzione di tecnologie piano impresa 4.0. Le tecnologie comprendono la stampa in 3D, la cybersicurezza, il business continuity, i sistemi di pagamento mobile via internet e molto altro. Domani alle 19 prende il via nella chiesa di Sant'Agostino la solenne novena di preparazione alla grande festa mariana del 12 agosto, dedicata a Nostra Signora di Buoncamino. Ogni sera i fedeli con il parroco Don Davide Unida si riuniranno attorno al miracoloso simulacro per chiedere alla Vergine i doni celesti, rinnovando un'antica consuetudine che vanta oltre 500 anni. Ad animare la celebrazione sarà il coro del Gremio della Mercede. Quest'anno l'avvio delle celebrazioni dedicate alla patrona del Gremio dei Viandanti si carica di una valenza importante. La Fondazione Marta Marzotto ha deciso infatti di restaurare il manto settecentesco del simulacro della Madonna, custodito nella sede del Gremio di Via Martino, Bologna. Il prezioso capo, interamente ricamato in argento, sarà restaurato da Giuseppe Piroddu, un artigiano di Senduri che collabora con la Fondazione. Per ricordare la signora Marta Marzotto, particolarmente legata alla Sardegna, i soci della Fondazione hanno deciso di restaurare un antico capo di abbigliamento appartenente alla tradizione tessile sarda, e la scelta è ricaduta sul manto della Vergine del Buoncamino, che da tempo richiede un importante intervento conservativo. La Fondazione donerà alla Sardegna il restauro di un'importante opera d'arte e, per la ricorrenza, il simulacro di Nostra Signora del Buoncamino indosserà un abito, ugualmente prezioso, donato nella seconda metà dell'Ottocento dalla nobildonna Pepa Berlinguer. Il paramento, ricamato in oro e seta, è stato restaurato con il contributo dell'Associazione Culturale Gavo, che ha permesso di restituire ai ricami in oro l'originario splendore che il tempo aveva compromesso. Intanto, nella sede dei viandanti, proprio in questi giorni si definisce l'assetto delle delegazioni di fedeli, che in occasione della festa patronale, il 12 agosto, arriveranno da diversi centri dell'isola per sciogliere l'antico voto e partecipare alla lunga processione. Prevista la partecipazione dei gruppi provenienti da Valedoria, Ploaghe, Codrongiano, Cossuine, Senuri, Ossi, Ittiri, Sassari, Selargius, Silanus, Florina, Scargeghe e Cabras. Il programma della giornata prevede per la mattina del 12 agosto, nella parrocchia di Sant'Agostino, il tradizionale pontificale di Buoncamino, presieduto per la prima volta dall'arcivescovo Gianfranco Saba. La solenne liturgia sarà accompagnata dal coro polifonico turritano, guidato dalla maestra Laura Lambruni. A seguire il rito dell'intregu con il passaggio della bandiera dall'obriere uscente Antonio Pala al nuovo designato Giuseppe Manca. In serata, sempre da Sant'Agostino, si snoda la processione per le vie del centro, accompagnata dai rappresentanti del clero, dalle autorità civili, dai gremi e dalla confraternita dei Santi Misteri, con i devoti in costume. Il rientro della patrona dei viandanti in chiesa sarà salutato dal tradizionale spettacolo pirotecnico. Tutti coloro che parteciperanno alle due celebrazioni godranno del dono dell'indulgenza plenaria concesso da Papa Francesco. Per Nostra Signora del Buoncamino sarà il consueto bagno di folla e per Sassari un bel preludio alla farada, come riportato fin dalle cronache ottocentesche sul quotidiano La Nuova Sardegna. I biglietti per le tratte in continuità territoriale aerea operate da Alitalia e da Air Italy sono in vendita anche oltre la data del 28 aprile 2018. Chi volesse prenotare oggi un volo a partire dal 29 ottobre prossimo può farlo per esempio sui portali web delle compagnie o attraverso tutti i canali di vendita autorizzati. I vettori hanno accolto la richiesta della Regione di mettere in vendita i biglietti oltre la data della stagione aeronautica estiva e di dare seguito quindi alla proroga sino alla fine della successiva stagione invernale a marzo 2019, dice l'assessore dei trasporti Carlo Careddu. Le tratte interessate dalla proroga sono quelle da e per Cagliari e Olbia verso gli aeroporti di Roma e Milano. Nei prossimi giorni saranno in vendita i biglietti oltre il 28 ottobre anche per il collegamento Alghero-Roma-Alghero.
A Portoferro, nella fascia costiera di Sassari, è stata istituita ufficialmente la prima spiaggia naturista in Sardegna. A celebrare questo primato è l'Associazione Sardegna Naturista. Il presidente Giuseppe Ligios e l'attivista Sergio Cossu hanno brindato a questo primo successo insieme agli assessori dell'ambiente e della cultura del comune di Sassari, Fabio Pinne e Manuela Palitta, e i due consiglieri comunali Lalla Careddu e Giuseppe Mascia, che hanno promosso l'idea sulla quale lo scorso 24 luglio l'aula di Palazzo Ducale si espressa all'unanimità. In spazi come questi la nudità non è un obbligo, ma ognuno sarà libero di vivere in base ai propri tempi la relazione con il suo corpo, spiega Giuseppe Ligios, a capo dell'associazione costituita nel 2017 per dare ufficialità a un centinaio di persone sparse per l'isola che su Facebook si sono confrontati sul tema per arrivare a questo risultato. Spesso il naturismo viene percepito come qualcosa di bizzarro e anomalo. Questa sarà l'opportunità di diffondere una cultura che in realtà è inclusiva e si estende a diversi ambiti della socialità, come la pratica del trekking o momenti conviviali, sottolinea ancora Ligios. L'Italia e la Sardegna sono in ritardo, ma con questa scelta Sassari si assicura un'opportunità di confronto e apertura, ma anche una chance economica, considerati i numeri sviluppati dal turismo naturista, precisa Sergio Cossu. Non vogliamo spiagge esclusive per naturisti, assicura, ma aperte, sul modello di Francia, Spagna e altri paesi europei, in nome di un processo per l'allargamento dei diritti che oggi segna un passo importante. Ancora insieme con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Oggi non sono da sola, ho due ospiti, ma prima di presentarvi vi ricordo che troverete tutti i nostri contatti sul sito www.telegi.tv e vi invito anche a visitare la nostra pagina Facebook Telegi, la televisione di Sassari. Buongiorno Giubbeppi. Buongiorno. Allora, quello che mi hai detto poco fa non lo ripetiamo perché mi ha chiesto di parlare sassarese. Sì, se possibile. Mi intrigo. Allora, fammi una cosa, parliamo in italiano. Va bene, parliamo in italiano. Caruso, fammi italiano. Parla come vuoi, prega. Allora, oggi siamo... Abbiamo detto una cosa poco fa, che sì, ce la siamo detti fuori onda. L'ultima volta che ci siamo visti, che abbiamo parlato insieme, eravamo in radio da te. Sì, sì, eravamo nella mattinata della domenica mattina, racconto di Sassari. Non escludo che magari qualche mattina vado a trovarti. Questo per me è un piacere, poi avere compagnia alla radio significa passare una mattinata bellissima, come l'abbiamo passata... Diciamo qua, è stato solo che ogni volta rischio di metterci le radici lì dentro. Beh, tu ormai non è che sei nuova in radio. No, infatti, però, siccome mi piace, è vero, verrò a trovarti di nuovo. Però siamo qua oggi per parlare di un'altra cosa molto importante, perché non è estate se a Sassari non c'è tutto un pari balazzi, dai. Sbaglio? Questa volta è importante. 20 anni di tutto un pari balazzi, dai. Caspita. 20 anni che questa tutto un pari balazzi, dai, è nata così per gioco, per scherzo, intanto sono ringrazio le cose migliori, quelle e ringrazio subito innanzitutto Barbara Vargiu, le ragazze terribili, perché grazie a loro 20 anni fa appunto hanno partorito questo tutto un pari balazzi, dai, dove c'è stato l'accordo di alcune formazioni del folk sassarese, di cui Leonardo Marras, che ricordiamo che era direttore dell'azienda di soggiorno, diciamo il progetto l'aveva subito preso in considerazione, appunto facendo la prima tappa di tutto un pari balazzi, dai, dove c'è stata una grossissima pubblicità, a Bacoventi, è stata proprio lì la nascita di questa bellissima manifestazione che io ho avuto la fortuna in questo caso di rappresentare la mia associazione culturale Folk Sardegna, e ho preso l'impegno e fino ad oggi ci sono arrivato a 20 anni con un po' di sacrificio, però riusciamo a farlo. Siccome siamo in un periodo di candelieri a 100 anni, quindi, ci vedo tra 100 anni a presentare, sì, tutto un pari balazzi. Tutti immaginate, eh? È grubato un baraghi su molti. Anche sempre. Magari con l'asta del microfono. Sì, va benissimo. Però quest'anno, oltre ad essere il ventennale, insomma, di tutto un pari balazzi, dai, è anche la prima volta di Claudio Kess e la sua band. Esatto. Fino a quest'anno ho lavorato da spettatore. E niente, sono felice a parteciparvi. Un invito e mi ha fatto veramente piacere arrivarci, diciamo così, ecco. Quindi anche a te. Niente, spero che magari nasca un qualcosa di più importante. Assolutamente sì, anche perché mi sa che tutto un pari balazzi, dai, è, diciamo,
un buon trampolino di lancio per tutti gli artisti che ogni anno si presentano. Sì, beh. Chi chiaramente non lo ha mai fatto, sicuramente ti porterà. Beh, è stata promossa proprio per questo motivo, cioè dare la possibilità allora a tutti i ragazzi come me allora che iniziavano a questo percorso del folk sassarese, della possibilità di esibirsi anche loro. Quest'anno è particolare, quest'anno nella locandina ho voluto mettere la foto di Gianni Piroldo, che è il componente del gruppo Rosedo, è fondatore del gruppo Rosedo e addirittura socio dell'associazione folk sardegna. Gianni festeggia i 25 anni appunto di palcoscenico, quindi quest'anno una locandina così fatta velocissimamente, ma sotto sotto c'è il lavoro di tanti anni, di tutti noi, di quelli che fanno parte di questa associazione. A partecipare, come abbiamo detto, c'è Claudio Chessa con la sua band, il gruppo Roseddu, Pinuccio Cossu, Luciano Simula, l'associazione Evagiana, il trio Sardinia Folk, il gruppo Sinsula Folk, Tony Pilo con Sorso Amigos, Gianni Piras e Sassari Musica, la piccolissima Elisabetta Piroldo, la principessa, la principessa Noemi Giordo, la scuola di ballo Fede Stel, io non so Fede Stel, ecco la di Teda, e poi abbiamo questa la novità del gruppo Romangia, che è una formazione di Sorso che stanno andando alla grande, sono veramente bravissimi, e hanno partecipato appunto anche quest'anno al Festival del Canto Yoburu, dove hanno presentato la bellissima canzone Cionfraiola a tutti gli effetti, Siti la rombo, è un bottino, è bellissimo, il test sono stati premiati, complimenti a questi ragazzi perché ne sto sentendo delle belle, cioè stanno toccando diverse piazze, diciamo, della provincia di Sassari. Sono tutti belli gli ospiti, tutti bravissimi, sono due posso assolutamente allora intanto voglio ringraziare Telegi come ogni anno Telegi ci dà questa possibilità, non solo attraverso queste telecamere, ma sono quelle persone che vengono nelle manifestazioni, riprendono tutta quanta la serata, per noi diciamo è un onore. Poi voglio ringraziare Radio Venere nella persona di Postiglione Valerio. Che salutiamo anche lui, oggi è una giornata di saluti. Sì, un ringraziamento particolare perché qua c'è tutto un lavoro, un ringraziamento particolare va al Comune di Sassari, all'assessorato Cultura e Spettacolo e nella persona chiaramente del nostro sindaco di Sassari, Nicola Sanna, che con mille difficoltà anche quest'anno penso che ci guardi. Che allora, dicevamo, sono due giornate di tutto un paio di balazzi. Dai, una subito, già domani, al Parco Manuela Loi. Ti dice qualcosa questo Parco Manuela Loi? Manuela Loi, subito, allora, la programmazione del giorno 3, in effetti, lo era in via Gabriele D'Annunzio, però per problemi, diciamo, di autorizzazioni immediate che non abbiamo avuto, in effetti abbiamo avuto risposte di poco tempo, quindi ci spostiamo lì all'interno del parco di Manuela Loi, dove è una bella location, come si dice in inglese, a Banda Verdigo in sassarese, ve lo dico, è un bel look. Uno viene qui, si biglia una gadria, si bossa e si passa una bella serata. E poi la seconda è la serata di chiusura l'11 agosto nella location, Porta Sant'Antonio, Porta Sant'Antonio, bellissima. E chiaramente in occasione sempre, come ogni anno, è di la nostra casa Sarisa. Siamo pronti, siamo carichi. Siamo pronti. Chi presenta che non l'abbiamo detto? Boh, che basso raggio, zio Beppi, io lo conosco un po', quella verità, gli ho visto due o tre volte. Ma zia Peppa se la si è mangiata. Zia Beppa, sono convinto che non mi lascia la sola. Ci sarà. Sì, per forza. Ci sarà, allora noi saremo lì per guardarlo. Claudio, io ti faccio un grosso in bocca al lupo per questa tua prima volta sul palco di Tutto un Pari Barazzi. Sì, anche perché essendo molto giovane, avendo 27 anni, spero di complimenti, poter... Allora sai chi va? Si incanne più di me, va. Ed è Gianni Piroldo che fa 25 anni di palchi. Volevamo dire, darci qualcosa, dato che ha tanta esperienza, avendo i suoi primi 60 anni. Questa volta.
Questa volta siamo al massimo della Ok, situazione. diciamo che siamo belli carichi per questa 20ª edizione di Tutto un pari barazzi dai. Io ringrazio sia Giuseppe Pirodu che è venuto qua a raccontarci ancora una volta questa fantastica esperienza. Ringrazio Claudio Chessa, a Grazie anche cui a faccio un voi. grosso in bocca al lupo per la prima volta sul palcoscenico con Giuseppe Pirodu. Ne hai bisogno degli Sì. Grazie auguri. Valeria e grazie a Felici. Grazie mille a tutti naturalmente per averci seguito, io come sempre rinnovo l'appuntamento per la prossima, naturalmente ciao e grazie. E non manchetti. Ciao, arrivederci a tutti. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si possono scegliere due indirizzi, elettrotecnica o informatica. Per informazioni ci si può rivolgere al 349-2979-172 o visitare il sito web seraleitangioi.altervista.org oppure visitare la pagina Facebook Corso Serale IT Angioi Sassari. Email itangioiss@gmail.com. Mostra fotografica di Carlo Antero Sanna, i gremi, i candelieri e il francobollo 30 anni dopo, in esposizione nelle sale di Palazzo Ducale dal 6 al 25 agosto, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19. Sabato 4 agosto, serata di liscio dalle 21 in piazza Montemario a Sennori. Allegra Goro,
Conduce Alfredo Nieddu, in onda sulla nostra emittente, oggi alle 20.30. Ospite della puntata, il gruppo folk San Matteo di Chiara Monti. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente, da lunedì al venerdì, alle 16, alle 18.30 e alle 23 circa. TG, informazione e approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45 e dalle 22 alle 23.30. Visibile 24 ore su 24 sul canale 115 del digitale terrestre Libera TV.